Sono 52.000 le multe che sono state fatte sui cittadini di Pescara e non solo. È un accesso agli atti da cui abbiamo avuto notizia, 26.000 soltanto per aver oltrepassato la striscia orizzontale a terra o per aver cambiato corsia, 25.000 per aver passato l'incrocio con il semaforo rosso. Sono 16.000 multe soltanto negli ultimi 3 mesi. Avevamo sempre sostenuto che i T-Red ai semafori di Pescara fossero per fare cassa. E non avevamo torto. La verità è che dall'accesso agli atti viene fuori che il tasso di incidentalità degli incroci che sono stati provvisti di questi T-Red è molto molto basso, addirittura in alcuni meno di un incidente di media all'anno, in alcuni tre. In alcuni incroci invece dove si registrano più incidenti non sono stati fatti assolutamente oggetto di T-Red. Abbiamo sempre sostenuto che questi T-Red dovessero essere accompagnati dai countdown, cioè da quei conti alla rovescia che dicono quando si sta per avvicinare l'arancione e il rosso. I nostri consiglieri avevano presentato anche un ordine del giorno che è stato bocciato. Sapete quanto costa dotare un intero incrocio di questi conti alla rovescia? Circa 7.000 euro ad incrocio, una bazzecola nei confronti di queste enorme quantità di soldi che arriveranno al comune di Pescara, che nel 2021, sempre dall'accesso agli atti, deriva che non sono stati assolutamente destinati alla sicurezza stradale, soprattutto alla sicurezza che riguarda le buche presenti sulla nostra strada, ma principalmente dedicati all'assunzione dei vigili. L'abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenerlo anche nel prossimo bilancio. Basta fare cassa sui cittadini di Pescara.